Ciao! Complimenti per aver scelto la stampante SGT Print, la prima etichettatrice autonoma capace di stampare tutti i dati necessari su etichette a doppio adesivo con barra migrante. Usarla è più facile di quanto pensi. Ecco come funziona. Collega l'alimentatore alla stampante e alla presa di corrente. Ora premi questo tasto per accenderla. Premi per 3 secondi questo tasto. Con il tasto Select, seleziona il logo etichetta e clicca Enter. Sempre con il tasto Select, richiama il template delle etichette. Con questo tasto scorri e seleziona l'etichetta come quella che hai selezionato sul modulo. Le prime 3 cifre sono il tuo codice operatore, le seconde 2 cifre sono il numero del ciclo della giornata effettuato con la stessa autoclave. Le ultime 2 cifre identificano l'autoclave. Ora clicca Enter. E premendo ripetutamente questo tasto indica il numero di etichette che vuoi stampare. Adesso clicca Enter per stampare. Come vedi sulle etichette è presente un numero di lotto che è composto da il tuo codice operatore, 6 cifre che indicano la data di oggi, 2 cifre che indicano il numero di ciclo della giornata con la stessa autoclave, 2 cifre che identificano l'autoclave. Ti consiglio di utilizzare questa logica anche se utilizzi un metodo di tracciabilità manuale. SGT Print Interactive stampa anche un QR code. Scansionando il QR code con uno smartphone accederai velocemente sul tuo archivio dati SGT. Se invece utilizzi SGT Print senza il sistema di rintracciabilità SGT, l'etichetta sarà così. SGT Print è disponibile in 8 versioni. 4 con QR code, se usi il sistema di rintracciabilità SGT. Oppure 4, senza QR code, se vuoi sostituire la tua etichettatrice manuale. Questo numero indica la data di scadenza calcolata da SGT Print. Se la tua confezione garantisce una sterilità di 30 giorni, sceglierai uno di questi 2 modelli. Se usi confezioni che garantiscono una durata superiore, puoi scegliere SGT Print con data di scadenza tra 60 giorni, 6 mesi o un anno. Le etichette hanno una barra migrante conforme alla ISO 11140 tipo 1 e sono a doppio adesivo. Una volta utilizzata la confezione, puoi staccare l'etichetta ed attaccarla sulla cartella del paziente. Se invece hai una cartella paziente in formato digitale, dovrai solo aggiungere sul tuo file il numero di lotto della confezione utilizzata e, se vuoi, il numero della confezione. Questo è tutto. Spero di esserti stata utile. Ciao!